Ciao a tutti e bentornati sul canale di Ludecrit The Babes TV. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per portare un artista che voi state adorando e io sono troppo contenta di dare visibilità a un artista come lui, perché parliamo di un musicista, quindi non di un cantante ma di qualcuno che suona uno strumento musicale divinamente, devo dire. Vi lascio qua sopra l'ultima reaction che ho fatto, che è stata a Buried Alive, e vi lascio anche sotto in descrizione la playlist dedicata a tutti gli artisti indonesiani, quindi mi raccomando, andatela poi a vedere. Oggi sono qui per portare Alip Bata, un artista musicista indonesiano che mi ha colpito. Suona la chitarra in una maniera allucinante, ragazzi, e voi mi avete avvisato che addirittura ha fatto una collaborazione con un artista italiano. Io sono italiana, non aspettavo altro. Solo per questo lascio subito like al video, cioè un'italiana fa la reaction a un artista indonesiano e un italiano insieme. Cosa c'è di più bello che unire due popolazioni così differenti grazie alla musica? Niente, non c'è niente di più bello. La canzone che verrà suonata da questi due artisti è Page Block. Spero di averlo pronunciato bene. Prima di iniziare, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, è molto importante, siamo vicini ai 40.000 iscritti, li vorremmo raggiungere velocemente, siamo super felici di voi Babers, la nostra piccola community. Vi ricordo che lo scopo del nostro canale è dare visibilità agli artisti e unire tutti quanti, specialmente in questi momenti dove ci dividiamo tutti quanti, e sapete bene perché, tramite la musica. Quindi mi raccomando, se anche tu vuoi che questa missione riesca, iscriviti al canale. Seguiteci anche su Instagram se volete seguirci a livello un po' più personale, mettiamo sempre qualcosa di carino, scriviamo in inglese in modo che sia comprensibile per tutti, ogni tanto pure in italiano, dipende se ci gira. Direi, bando alle ciance, iniziamo subito. Wow! È una cosa fantastica questa! Abbiamo un nuovo strumento musicale che si unisce a noi! Allora, se non sbaglio, ma potrei sbagliare, quello dovrebbe essere un violoncello. Dovrebbe. Poi, ragazzi, perdonatemi, io non suono strumenti musicali, un pochettino leggermente il pianoforte, ma proprio poco, non sono un'esperta. Quindi al momento abbiamo la chitarra e il violoncello, se tutto è corretto. La canzone non la conosco, non so se a questo punto potrebbe essere che la canzone sia proprio di Alip Bata, cioè credo che sia proprio una sua canzone originale. Fatemelo sapere qua sotto, mi raccomando. Oddio, ma è troppo dolce. Oddio questi suoni. Allora, io amo quando va queste note così differenti dal suono principale. Per esempio, quando va così in alto, tin, mentre il resto del suono va, mi dà tipo, non lo so, mi vengono proprio i brividi istantaneamente. Wow. Wow! No, ma ragazzi, ma questa cosa è meravigliosa! Oddio, mi emoziono, ragazzi, non lo so perché, ma... No, comunque il potere della musica è qualcosa di impressionante, come uno strumento può farti salire le lacrime. Wow! Beh, è proprio una composizione fatta da loro. Con più strumenti. Ok, non so se sono pronta, ragazzi, ve lo dico, non lo so.
Wow! Sono così bravi! Cioè c'è lui, Andrea, che ha tutti gli altri strumenti sotto e fa, diciamo, i back, no? Come fossero back vocals, ma con gli strumenti. Scusate, io su strumenti non sono molto pratica, ve lo dico. Insomma, l'avete capito? E lui sta suonando la sua canzone originale, quindi è una composizione creata da lui che però viene arrangiata con vari strumenti. Wow! Wow! I brividi! Queste sono proprio le canzoni che ti accompagnano la giornata. Io me le immagino sentirle mentre cammino in una campagna. Non lo so, quelle cose che ti fanno sentire bene, che veramente ringrazi il mondo per averci dato la musica. Wow! Wow! Provate a tenere gli occhi chiusi mentre sentite, perché è qualcosa di impressionante. This part. Wow, potrei scoppiare a piangere e non saprei nemmeno perché. Sono quelle cose che ti risvegliano completamente le emozioni, cioè qualcosa di... Wow, che dire, io rimango ogni volta strabiliata dal potere di uno strumento musicale, in questo caso più strumenti musicali. C'era la chitarra acustica, poi c'era... Allora, qua dice... chitarra acustica, classica e bao bariton, ok? Più vibrandonion, spero di averlo detto bene, sono tutti gli strumenti usati da Andrea Pistilli, più ovviamente Alibata che ha usato la chitarra acustica. Ragazzi, è stato un sogno, io sono così contenta di aver scoperto questo artista, voi non potete nemmeno immaginare. Di solito sul canale non portiamo musicisti, quindi il fatto di portare un musicista mi riempie il cuore veramente, perché c'è proprio bisogno di più artisti così e sono contentissima di portarlo sul canale. Quindi grazie, 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 grazie all'Indonesia che continua a consigliarci queste meraviglie, veramente, mi avete veramente rallegrato la giornata, grazie, grazie mille. Bene, questa è stata la mia reaction, spero tantissimo vi sia piaciuta, ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti, è molto importante per noi, per voi è solo un click, per noi è molto importante per la crescita del canale. Seguiteci anche su Instagram e attivate le notifiche per rimanere sempre sintonizzati su nuovi video. Ci vediamo alla prossima, detto questo, ciao!